Parole composte nell'aria dalle mani, come un canto silente, raccontano l'arte. Parlano il suo stesso linguaggio simbolico, forme riconoscibili che si inseguono nello spazio. Riempiono di vita le opere e rendono il presente eterno partecipe della loro bellezza senza tempo. Le opere di Michelangelo Pistoletto, create dalla materia di ogni giorno, dalle sue luci e dai colori. Incontrano il mondo della scienza. Mentre là fuori, l'universo dell'artificio, riflesso all'infinito su se stesso in un gioco di specchi, narra di uno sviluppo che sovrasta la natura, sempre più veloce, sempre più in fretta, e la sottomette ai suoi scopi. Ma il segno arte, per Michelangelo Pistoletto, è la misura dell'umanità. È il luogo dove si incontrano il paradiso della natura e quello dell'arte. Per generare tra i moti innumerevoli dell'anima e gli infiniti centri dell'universo, armonia. Ma cos'è l'arte povera? È la parola segno povertà? È forse arte misera? Arte povera sono le dita che tolgono all'opera quanto non è essenziale. Arte povera è arte che crea togliendo ciò che nasconde la bellezza. La guida narra del maestro sordo dell'artista, suo padre. E delle prime opere specchianti su sfondo nero e lucido con una sola figura al centro. Un viso su fondo scuro che riflette l'intorno. Finalmente, su acciaio specchiante, l'eterno presente si riflette nell'opera, all'infinito. Michelangelo Pistoletto ha ispirato il laboratorio. Lo ha diretto Carlo Di Biase. Con le mani di Daniele Chiri e quelle dei ragazzi di Vedo Voci, narriamo di opere che le mani hanno pensato. Insieme continueremo a tradurre l'arte in segni, fondamento sostenibile del terzo paradiso.